Eccoci qua ragazzi. Allora, siamo tornati con Cat Quest, che siamo a livello 20, quindi ok. Ciao Ed, eccola qua. Spero che ti possa interessare ancora questo gioco, ma penso di sì. Fantastico, qua. Il mago sta scoprendo il prossimo passo per la libertà. Dobbiamo andare a fare non so che cosa in realtà, eh? Ok. Dobbiamo fare una specie... anti-orario due volte, che palle! Grande. Ecco, dai, mo arriva un drago. Cosa c'è, un drago? Beh? Che devo fare? Non c'è nessuno. Quello è... ah, cimicio, gattero. Niente, non era nulla alla fine. Nessun mostro questa volta. La stai guardando bene per ora. C'è ancora un po' da fare. Controllate la bacheca più tardi. Boh, un'ascia da ranger ci hanno regalato. Gli spiriti. Attenzione, andiamo con questa missione. Gli spiriti. E facciamo un po' questa. La maledizione. Ok, va bene, va bene. Che è questo? Allora, voi maghi, voi gatti maghi avete trovato una soluzione? Sì, la maledizione è alimentata dagli orbi spiriti. Orbi, perché sono ciecati. Se distruggiamo questi orbi, la maledizione perderà potere. Sembra un buon piano, lascia fare a noi. Ma a posto. Così ci spaccano lo stesso, ci spaccano. Allora, questo qua è un gioco che c'è il seguito, quindi poi prenderemo anche il seguito, poi più avanti. No. Cazzo, no, questi sono troppo forti, questi che cazzo. Uè, pisciotte, uè! Come va, come va? Aia, mi inseguono, mi vogliono fare le botte, mi vogliono dare le botte. Mi vogliono dare le botte, aiuto. Solo se... in che senso solo te sei live? Altre persone? Ma di quelli che sono iscritto io, qualcuno è live. Poi ne faccio una anche oggi. Questa qua è breve, non è lunga. Oggi faccio quella lunga. Per ora faccio questa, poi vediamo, oggi ne faccio un'altra. Magari la spezzetto, faccio un gioco dalla play, l'altro magari no. No! Ti è! Vediamo ora come mi gira. Insieme che seguo non c'è nessuno. Ah, ok, strano. Io, guarda, di quelli sono iscritto io ho due, sono il 2-3 live sono. Però... no, anche di più di 3. 4, sì, forse 4 sono. Vabbè, ma è gente mattiniera, ragazzi. Anzi, uno di solito le fa di sera, quindi non capisco perché le fa stamattina, vabbè. L'altro le fa tutto il giorno, quindi figurati. Manco, cioè, tutto il giorno a sto cazzo di PC. Io se non fosse per la quarantena sarei già uscito per lavorare tutto. Il mio bel Antonio, sta bene, sta bene. Lo rivedremo sicuramente all'opera. No! Oh. Questo invece è un giochino un po' più relax, spero, che non devo bestemmiarci dietro. Opla! Ok. Sta bene, il problema è che mi sa che... boh. Sono gli altri che non è che stanno bene. No, tanto poi li rivedete. Siamo a buon punto anche con Pokémon. Chiaramente... prima, quando ho finito poi vado col prossimo Pokémon. Dovrebbe essere Rubino, forse, eh? O Zaffiro, no, Zaffiro è questo, Rubino, insomma, altre cose di Pokémon. Allora, abbiamo questo, devo fare anche Beyond, cavolo. Devo finire il cacchio di Beyond, quindi prima o poi
Mi tocca finire un po' tanti giochi, sono indietrissimo. Quindi sono proprio indietro. Allora, qua praticamente serve per fare esperienza. Questo qua deve liberare un po' la sorella che è catturata da un mago cattivo, bisogna andare a liberarla. Dobbiamo potenziare il personaggio, una specie di RPG. Teoricamente dovrebbe essere. Abbiamo degli incantesimi. Questi qua ci inseguono, ce lo vogliono mettere in quel posto. Via, via. È una specie di open world, va, chiamala un po' così, ma a molta la lontana. E vai. PS4, ma c'è anche per PC, eh. Per PC esce il 2 adesso, che appena posso me lo compro e lo porto. Perché dalla PS4 non ho la cam. Proprio non ho la cam dalla PS4. Quando gioco da PS4 lo vedete perché sono senza cam. E non lo compro perché ho visto costa 50 euro. Ma poi ho la Play non davanti, ce l'ho a lato. E quindi verrebbe un paciugo con la webcam. Mi alterno tra Play e PC e retro. Diciamo che alla domenica faccio sempre dal PC. Almeno alla mattina, poi altri giorni sono un po' a random, dipende perché poi di solito lo faccio a ora di pranzo e adesso la sto facendo più lunga. In teoria spesso è dalle 13:30 fino alle 15 di solito, tranne il mercoledì, che il mercoledì la facciamo dalle 6 alle 9, poi basta. Quindi è tutta una cosa ora provvisoria. Però la sto sfruttando perché non sia mai che si cresce un po', eh. Io non è che mi devo buttare i canali come alcuni, eh. Sblocco Nemusho e mi dica perché. Ah, boh. Perché penso perché non mi hanno accettato le emotion che avevo messo, ecco perché. Ma la devo togliere questa cosa dei punti, a me non mi serve adesso. Avevo fatto delle emotion, ma me l'hanno tolta, non me l'hanno accettata. Devo rimuovere la strada dei punti, o almeno non ci devo mettere a sbloccare le emotion, perché tanto non serve. Anche perché io di solito non c'ho tempo di. C'ho un'ora a pranzo, un'ora e mezza a pranzo e la sfrutto giocando. Alla sera arrivo di solito oltre le 22. Non c'ho proprio voglia di mettermi lì a fare emotion, che poi non erano neanche mie, l'avevo presa da internet, cioè proprio puzza. Era proprio delle emotion puzza proprio. Io, come dico sempre, è uno streamer che ti deve colpire, non le cose estetiche. Cioè, se tu rimani impressionato da copertine, loghi, vuol dire che. Hai capito? Non benissimo. Io infatti quando vado nei canali vedo com'è uno, cioè non noto mai il loro comparto grafico. Di solito noto se uno è bravo, se uno ha piacere, se uno parla, se uno comunica, se uno legge la chat. Si vede, o sono io che sono fatto male, ma evidentemente. Attenzione, c'è un cerchio. Cos'è questo? Perché è un mostro? Quello è un mostro, è una vespa, aiuto! Ma vattene, vai via! Aiuto! Mi vuol fare il di dietro, guarda con quella punta lì strana. Questa è rogna, un po'. Ora si frantuma e scompare. Stamattina ho fatto la torta al cioccolato, spero sia venuta bene. L'assaggio oggi pomeriggio. Ah! Attenzione, fai la torta al cioccolato? No, dobbiamo andare a picchiarci con questi. Ma poi fai una foto, ragazzi. Mettila su Instagram. Falla lì, mettila lì. Sì, Ede fa le torte, sì. Fa anche di mele d'inverno. Oh, attenzione. Vai, mano di della famiglia Adams. Ma oggi non. Oh, attenzione. Ehi! Oh, eccolo qua, via. Prendiamolo.
Apriamo questo. Mi faccio un caffè latte e una fettina della mia torta. Quella di me la prossima settimana. Ah, quella di me la prossima settimana. Basta. Allora basta. Ehi. Vedete quel nemico lì è una specie. Questo qua è una volpe tipo che butta fuoco. Ci sono dei nemici diversi qua. Queste sono le volpi, ma ce le facciamo fuori in poco. Poi ce ne sono alcuni rognosi, quelli che danno il ghiaccio, il fulmine. Io la prima volta che l'ho fatto questo gioco sono arrivato al... No, vai via. Era tipo all'80 ero arrivato. Oggi pomeriggio, come merenda. Ci sta, sì, tipo giochi con i... Dungeon è questo, vero? Sì, è un RPG tipo, sì. Se lo vogliamo mettere così. Finiamo sempre a parlare di cibo. No, ma veramente, ma non è... Non è cucina da incubo qua, ragazzi. Non è il ristorantino... Non è un canale di cucina qua, eh? Cioè, poi mi fa manca a me. Siamo... Ah, ieri abbiamo visto su un altro canale, ho visto Masterchef, ma... Mamma mia, io quei programmi là mi danno fastidio a vedere. Sta sulle scatole. Ma a me sta tutto sulle scatole, però. Questo qua è un... Praticamente c'è il personaggio che te lo devi potenziare. Sì, è tipo... Ma è molto blando, è molto semplice questo gioco, non è un gioco... è abbastanza semplice. Vedi, noi siamo già a livello 30, ero al 20 10 minuti fa. Arrivi quasi subito all'80, io sono arrivato in poco, ero arrivato all'82. La prima volta che ci ho giocato al livello 83 sono arrivato, una cosa... Una belva era diventato sto qua. Quello c'è il super drago che ora non possiamo sconfiggere. Per quello ci pesta. Quello è tipo, questo è un mostro tipo di Loch Ness, una roba tristissima. Vedi, questo qua butta ghiaccio. Vediamo, ma tanto vediamo se riusciamo a buttarlo giù. Sì, abbiamo buttato giù anche lui. Al 99 mi sfondano veramente. Uova strapazzate, insalata e pera. Will, ti tratti bene? Ti tratti bene? Oh, dobbiamo fare esperienza. Cosa vuol dire? Ah, qua c'è una specie di buste. Guardate un po', con delle corna in testa. Non lo so, improponibile. Ciao Loreto, ciao. Adoro le uova. Anche a me piacciono. Pensate che, cazzo, gli americani se le mangiano di mattina. Io conoscevo una persona che di mattina si faceva la mozzarella e uova alle 6:30 del mattino. Dicevo, ma i campi sono estremamente pericolosi. Cioè, sta persona si svegliava la mattina, si faceva le uova strapazzate. Si faceva... Mamma mia, ragazzi. Sorry per la battuta. Vabbè, dai. Ma donna... vabbè, dai, oh, ci sta un po', ragazzi. Io oggi ne faccio una molto più lunga. Ora è un po' a cazzeggio. Ne me ne approfitto perché in questo periodo pare che sia una buona cosa per streamare. Io, boh. Io, sinceramente, vediamo. No, e basta. Allora, mamma, andate a fare in culo. No, ma vedete che mi vogliono accoppare, sti qua. È difficile delle volte perché il tuo personaggio purtroppo, cosa succede? Che il tuo personaggio risente anche di un livello diverso. Anche a me piacciono molto. Mi sono avanzate due, me le faccio a pranzo. Io da 2019 che sto seguendo di più Twitch che YouTube. Ah beh, io ho il canale YouTube ma non seguo quasi nessuno, eh. Me ne sbatto io. Anche io che parlo di cinema teoricamente seguo, vabbè, Federico Frusciante che diciamo... È la cosa, diciamo, di riferimento perché parla di cinema. Ma poi seguo quasi nessuno. No, non c'ho voglia. YouTube non lo seguo quasi più. Sì, vado da qualche canale, da qualcuno sono moderatore, ogni tanto ci passo. Ma poca roba, eh. Ormai vado su Twitch. Anche se Twitch in realtà lo seguo anche poco perché... Sai, dopo che ti fai 4 ore non c'ho più voglia di stare lì a seguire live. Ne ho seguito una di ieri sera alle 2:30 che giocava a Tekken 1.
che conosco, ma poi non è che il problema è che poi dopo 10 minuti mi rompo, a prescindere che sia uno bravo o no, mi rompo. Livello 31. No. Attenzione, qua c'è. No. Chi è questo? Uno spirito. Ti è. Completato. Bisogna chiamare, lo conosce. Forse sì, ma no, non ci posso. Ogni tanto li vedo e mi piace di ritardo. Alle 2 di notte. Italiano. Sì, guarda che si trova della roba. Vai su Sfoglia. E su Sfoglia trovi della roba. Sì, è italianissimo. E sì, io non seguo roba straniera, perché non ci capisco una mazza. Ho trovato sto qua, però faceva tech ieri, tech 1. Sono fermato un po'. Poi sono fermato da uno che parlava di serie TV, diceva, ma Buffy ha 10 stagioni. Io ho detto, guarda che. E allora mi sono messo in mezzo, ho detto, guarda che Buffy ne ha 7. Lo so perché me lo sono scoppiato un sacco di volte. Ci ho detto, e a fumetti continua con la 12esima. E insisteva, diceva, ah, no, ma Buffy ne ha 10. E poi parlava di Heroes, che è un'altra bella serie, ne aveva 5. E lui diceva, ma no, ma ne ha 5. Ne ho 8, cioè, ma se ti dico che ne ha 5, vuol dire che le ho viste, no? No, io sfoglio solo, cioè io sfoglio e basta. Guardo qualsiasi gioco, non sia proprio quei giochi puzzoni che non guarderei mai. Sono dei giochi che proprio mi dà fastidio, proprio mi annoia a vedere. Allora, esatto. Cioè, quindi ci sono delle live che non guardo perché mi annoia proprio il gioco che porta. Tipo dei Sims a me annoia. Fortnite, merda. Esatto, beh, quello proprio non lo apro neanche chi lo porta, non ci vado proprio. Quello proprio. Di solito mi attirano i giochi che nessuno porta. Tipo ieri sto qua, ha portato Tekken e mi ha colpito sta cosa. Ho scoperto un altro che porta Pokémon. Come tanto passa qua. Ora mi sembra che eri là anche lui stamattina. Il problema è che alcune live non le seguo perché non. Ma vaffanculo, ma cos'è? Cioè, sono iscritto a tanti canali, ma purtroppo non seguo quasi nessuno. Un po' perché. Un po' perché non ho voglia. Anche a me. Mi annoia perché non. Ma non che sono. Non che non sono bravi, mi annoia proprio dopo un po' mi viene. Sono iscritto a tantissimi canali. Alcuni passano di qua anche, quindi non è un problema di. È che boh, si vede che no. Dopo un po' mi rompo. E basta. Mi rompo proprio le scatole. Torte da quarantena, scusa, mi è uscita così. Ma cosa? Come torte da quarantena? Madonna. Oh, via. Che cazzo vuole questo? Un draghetto di sparaghiaccio da solo sistema. Eccolo qua, sistemato. Via. Aveva gettato i forzieri in acqua. Torniamo indietro. Qua sono tutte missioni che servono per ampliare la nostra esperienza. Non servono ad altro. Sì, ma io purtroppo cerco in sfoglia. Io avrei fatto una rubrica sui canali emergenti piccolini, ma poi alla fine ho detto, ma chi me lo fa fare? Ma va. L'altro giorno ha fatto le zeppole al bignè. Ho detto, buono, ho preso la prima. Ah, non lo so le zeppole, sì, ma sono dei dolci, sì, perché babà poi. Ah, tu però ci metti i tag, no? Io sinceramente no, io. Mi è capitato gente che portava Euro Truck Simulator, che a me piace, ma non posso portarlo perché c'ho il PC marcio. Ma ripeto, ma a me basta che mi colpisce lo streamer. E poi magari ci passo una volta, poi non ci passo più poi, perché come ho già detto, mi rompo.
Si sta tanto in grado, ti alleni a cucinare, mangi e cucini di nuovo. Sì, perché sennò riesco anche gli inglesi. Ah, vabbè, ma io come tag allora metto solo la lingua io. Metto tag italiano. Basta. Io metto solo i tag italiani, non metto altro. Ma infatti mi escono anche con le TV. Ecco, anche le TV ogni tanto mi metto. Ah, le radio, c'è un sacco di radio, TV. Quelle le metto sempre. TV e radio proprio. No, no, no! Cavolo! Abbiamo perso. Beh, ti fa iniziare dove eri prima, va bene. Però che palle. Dai, levati dalle polse. Ma basta, vai via. Oh. Livello 50, sì, vabbè. Incubo, cavaliere, un'altra mo. Sì, perché sono TV radio. Sono. Sì, certo, sono delle web TV anche. Cioè, io sono iscritto a parecchie. Alcune ti trasmetto anche i film. Io ne ho parecchie. Ho tipo una che si chiama Telecittà, Telecolor Olive. Si trovano su Twitch. Sì. Sono TV regionali. Sono. Anche radio, certo, anche radio. Si trovano anche le radio, chi mette la musica. Sono iscritto a tanta roba del genere, effettivamente. Tanto andiamo a vedere gli incantesimi. Quanti soldi ho? 4.000? I fulmini. Sblocchiamo un incantesimo. Non sapevo, mazza, non mi sbono. Sì, guarda, io le ho trovate su. Le ho trovate su coso, su Sfoglia, ho impostato la lingua italiana, basta, a posto. Vado a mangiare, va bene, tanto poi tanto ritorni. Sì, è assolutamente pieno, cioè non ti dico pieno perché io ne ho, vediamo un po', giusto online, adesso ci abbiamo. Ci sarebbe Telecolor Olive, poi c'è una TV Medical che parla solo di roba di medicina. Devo mangiare tardi, io mangio sempre tardi. You e TV poi che fa musica. Telecittà. Cioè, sono tutte italiane, io vedo solo roba italiana. Radio musica. Sì, vedo solo roba italiana perché io non capisco, cioè capisco poco l'inglese. C'ho la conoscenza scolastica e si parla di 15 anni fa. Ciao TV, RT Televisione. Sì, tutte le TV, Geo Radio TV, la Fornace TV, le fonti TV. Sì, ce n'è, ragazzi, ce n'è. Ci sono sì le robe italiane. Io parlo solo di roba italiana. Poi ho qualcosa di straniero, ma perché non c'è bisogno della lingua, ma ci sono programmi di cucina che in America ci sono e le posso vedere tranquillo. Oh, attenzione, mi fanno l'agguato. Vaffanculandia. Eh sì, sono tutte TV così, eh. Inizio, conoscenze con l'Ascan. Sì, purtroppo io nel mio lavoro non mi serve questo, mi serve conoscere i dialetti. E non è una battuta, perché tanti anziani parlano ancora in dialetto e li devo conoscere. Quelli che devo conoscere. L'inglese per fortuna, questi anziani non conoscono l'inglese. Per fortuna. Mia fortuna, tra l'altro. Ciao Cruciani, come procede la quarantena? Dopo un cerco di fu. Ma basta che vai su Sfoglia e parti da zero in su e le trovi. Benino. Ma io sono dovuto uscire stamattina perché sono andato a fare la spesa. Sono andato a comprare un paio di cose. La furtivendo, ma ieri anche sono dovuto uscire ieri pomeriggio. Poi domani poi mi tocca lavorare. Insomma, per me in realtà è uscire è sempre uscire. Cioè, anche se vorrei non uscire, ma devo uscire. Ora per lo stress mi è uscito un herpes. Ecco, magari. Sì, purtroppo questo coso. Sì. Bisogna sempre stare attenti a questo virus, ma purtroppo
purtroppo è la psicosi che sta nascendo da questo virus. Quello è il problema. Addirittura. Sì, perché magari in televisione tendono a sottolineare le morti che effettivamente le eventuali guarigioni. Io ieri stavo, non so, stavo girando su Facebook, gente che sottolineava questa cosa. Però c'è anche da dire che sono aumentate le guarigioni. No. Quello è il bello. Io sinceramente io sono preoccupato, ma non tanti, cioè, purtroppo io lavorando con gli anziani, devo starci, no, attento di più, devo stare più di attento. Purtroppo ci devo stare proprio sull'attenti proprio. Perché potrebbero essere prima di tutto loro infetti, ma poi io infettare loro senza saperlo, magari io non lo so, magari sono asintomatico, e ce lo passa a loro. Ecco perché noi abbiamo più o meno tutte le cose, le precauzioni più o meno, perché qua abbiamo le maschere, però in caso di gente in questo periodo non ci vado in questo periodo. Aspetta, Conte sta andando a fermare una nazione in casa, sta cambiando un cazzo di treno di Pullman. Sì, te lo approvo, stai tranquillo. Sta venendo tuttora un sacco di gente da nord qui da me. State a casa. Questo è uno dei tanti problemi. Io ieri sono andato in giro da me vicino a casa. C'è un giardinetto, c'è un giardino, delle giostre per bambini. Sulle panchine, chi è che ho visto? Gruppi di anziani da 8-9 che stavano tutti attaccati. Per dire, eh. Per colpa dell'idiozia. Sì, io l'ho detto che ce la tiriamo fino a maggio. L'ho detto io. Ma perché? Perché tanti sono andati via. La settimana scorsa, posso parlare di Genova, chiaramente erano tutti in spiaggia, tutti a Bocca d'Asta, che è dove vanno al mare la gente. Se vai in spiaggia, era in spiaggia. La sera erano giù per locali. E allora, quando vi hanno detto di stare a casa, voi andate? Boh, va bene, eh. Ho detto, domenica scorsa hanno fermato tutti, che erano tutti al mare, tantissima gente in spiaggia. In spiaggia, al mare, gli seduti, che escono a fare furti. Sì, appunto, figurati. Io devo uscire per forza, per dire. Pensa un po', posso, per me mi metterei anche a casa. Però, poi magari per colpa di questi qua, poi me la becco io magari. La colpa di questi idioti. Pazzesco, ma è così purtroppo. Io l'ho detto che ce la tiriamo ancora. Vaffanculandia, però. Ah, bello. Poi fermo mio padre perché è andato a comprare un po' di roba da mangiare. Ah sì, ma qua non ho visto ancora. Cioè, qua, boh. Pensate che quelli di ieri sulla panchina vicino avevano la stazione dei vigili a fianco, per dire, eh. Non hanno fatto niente. Vabbè. Ma sì, io ho sempre i permessi, ce n'ho anche uno particolare di dove lavoro che a testa che io sto lavorando per questo, facendo questo e quest'altro. Su quello non posso dire niente, però. Ma che cazzo di roba è qua? Mosfè ha scritto con la fine del mondo. Ecco, vedi, poi si arriva a ste robe poi. Si arriva. Sì, no, no, ma infatti io ho smesso di leggere Facebook.
mi vado a guardare delle pagine normali. Sì. Ma sì, vabbè, c'è gente che ha scritto che... ma è come la febbre spagnola. Cioè, ora, non spariamo cazzate, per favore, perché poi qua uno l'ansia se la fa venire. Sì, guarda, io ho fatto una live l'altra volta su un altro canale di YouTube, che di solito si parla di teologia, quindi non perché... Però questa volta abbiamo fatto una live sul virus. Stavamo appunto sottolineando questa psicosi totale che è nata. Quindi boh. Cioè, però poi l'ansia a te te la fanno venire, perché anch'io quando vedo, sento ste robe, dico boh. L'ansia purtroppo t'arriva. Sì, ansia pazzesca. Ma questa è anche colpa dei... magari dei media. No, cavolo, sono ancora troppo debole. Però è quello, eh. Abbandona la missione. Ah, ok, devo... Ah, ma stavo facendo la missione. Cioè, alcuni ti ansi davvero, ti paranoi, ma proprio di brutto, eh. Mamma mia. A finire che poi a furia di leggere, dire oddio, oddio, ho un po' di raffreddore, adesso ce l'ho, va a finire che ti viene veramente, poi. Ragazzi, purtroppo... Armatura da cavaliere. Ok, noi più che altro andiamo. Stiamo andando parecchio su cose da armi grosse, proprio. Ah, questa no, armatura da cavaliere no. Mi penalizza. Ah, posso usare. Là, attenzione! Abbiamo un'arma nuova, una specie di martello, non so che cos'è, che fa tanta bua. Una specie di mazza chiodata, vedi, ti danno delle armi, sì, è a livello basico questo gioco, però divertente questo gioco, c'è anche per PC per chi lo vuole. Su Steam, credo di averlo visto a 10, a 9,90 credo. Io l'avevo preso a 5 euro in offerta sulla Play. Dovrebbe anche girare, sul PC forse. Il problema è che a me sul PC non girano questi giochi, perché? Non perché il gioco è pesante, perché c'è OBS aperto e Steam aperto. E ti butta giù un sacco di... Ci vorrebbe che mi compro un PC nuovo, maledizione, un PC da gaming. Sto facendo un po' di pulizia su Instagram, su quelle persone rincoglionite, mi mica. Ne hai 10, ne hai un followati. Ma io su Instagram, ho perso ormai il conto. Perso troppo, ragazzi. Su Facebook ho smesso di guardare la roba perché non ne posso più, ora. Non ne posso più. Sì, ma infatti, guarda, anche io faccio così. Io per fortuna, guarda, ora mi sto occupando il tempo a fare live. Basta, quando non c'è queste robe qua mi occupo il tempo a uscire, a lavorare. Basta. Devo comprarmi un PC perché qua... solo che il PC da gaming è per chi magari vuole crearsi una carriera qua. Carriera, vabbè. Basta, molte virgolette. Io non ho interesse a farlo. Per fortuna lavoro ce l'ho. Non è questo il mio mestiere. Io spendere 1000 euro, più di 1000 euro per computer. Ma. Buongiornissimi, trovi di donne 50. Diciamo è diventato per cinquantenni Facebook per cinquantenni. Buongiorno. Ma no. Ah sì, ma pensa che c'è totalmente poco. Aggiorno giusto le pagine dove sono io e basta. Le pagine del canale di Twitch e basta, fine. Finito. Poi me ne esco prima che mi salga i nervi veramente. Buongiornissimo caffè. Eh sì. Buongiornissimo. Ma guarda.
Pazzesco, eh. Che gente, ragazzi. No, vabbè, ma è così, ragazzi. Purtroppo. 33. Ma cazzo, poi mi hanno seccato questi. Questi al livello più basso del mio li ho persi. Com'è possibile? Ah, miseria, se vado su quelli di prima, li devo steccare. Questo è per prima. No! Qua vado a pigliarmi. Immaginati, buongiorno. No, l'avevo intasata, oh mamma. Vabbè, adesso la gente si annoia, quindi. Pensate che c'è una tizia che conosco che dice io sto a casa e poi si fa le foto in giro, ma allora. Che senso ha dire io sto a casa e poi ti vai a fare le foto in giro? Vabbè, ok. Lo dici te. Allora, vediamo se ora trovo qualche altro nemico che mi spacca. No. Attenzione, questo è una specie di drago, lancia incantesimi, eccetera, ma. Però. Dai, io alla domenica mattina. Cioè, alla domenica. Alla mattina. Guarda, domani mattina non ne faccio una, ne faccio direttamente al pomeriggio. No, neanche al pomeriggio, forse la faccio alle 6. Sì, ah, ok, allora domani devo lavorare, quindi la farò forse nel tardo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio. E allora porterò una cosa dalla Play. Ah, potrei andare avanti con Beyond, effettivamente, così me lo porto avanti. Potrebbe essere una buona idea. Poi tanto mercoledì, ancora pomeriggio vado di nuovo a lavorare, quindi niente. E ci vediamo al tardi pomeriggio. Alla mattina ci sono di mercoledì. Bel casino qua. Che poi magari gente che se la prende. Vabbè, questi qua hanno detto che. Dovrebbe venire il picco questa settimana. Nei prossimi giorni c'è il picco. Ma questi sono tutti quelli che la settimana scorsa erano a spasso. E avrei voluto fare una puntata dedicata a questa cosa. Ma poi mi sono detto: ma io che porto videogiochi, ma perché devo fare sta roba? Porta operazione papero oppure Hercules proprio non mi va sull'emulatore, non so perché mi deve far così. Cioè, funziona il gioco, ma non, il controllo non va, non so perché. Trovo cerco operazione papero. No, vabbè, ma è lo stesso. Operazione papero Hercules. A me piacerebbe usare Hercules, ma non so perché mi deve rompermi le scatole col troll. Ma sai, Tomb Raider neanche a me piace. Ma non lo manco trovare, cioè, boh. Ma poi anche Metal Gear, su quei giochi che sono belli, ma ho già bestemmiato troppi anni fa e non voglio ricristare di nuovo. Io il primo ce l'ho, il terzo ci ho giocato, il primo ce l'ho, secondo anche. Ma ho tirato troppe Madonna ai tempi e non ho voglia di tirare Madonna ancora. Dopo che faccio una nuova partita, esce lo schermo nero e non va avanti. Ah sì, ma con l'emulatore? Con l'emulatore, eh? Potrebbe essere un problema della ROM. Ah, non ti vanno. Potrebbe essere un problema qualcosa. Ma è bello che ce l'ho anche originale Hercules. Ho provato, perché con l'emulatore della Play puoi anche giocare con i tuoi giochi del PC, eh. Oh, ma non mi vanno mica. Il controller non va. Boh. Ma a me ho troppo tirato di Cristi, troppo ai tempi. Troppo bestemmie ci ho tirato. No, troppo forti questi. Ai tempi ce ne ho tirate talmente tante che vabbè. Ne ho scaricate Zephyr. Non va nessuno. Anche io ho avuto questo problema. Anche io lo volevo portare.
Ma poi, boh, non ho capito che è successo, non sono riuscito a portarlo. No, neanche a me va. Sì, infatti, ho fatto così, ma non mi va il controller. Cioè, funziona su altri giochi, ma il controller è boh. Ogni tanto me lo fa sto problema, vabbè. No. 35, troppo forti quelli. Guardate questo come mi insegue. Oh, ma andate via, allora, basta. Cosa volete a me? Torre di guardia sembra la rivista del Testimone di Geo. Sì, lo so, infatti l'ho fatto, però boh, non, è il controller che non va, il gioco va, non mi. Boh. Ma. Allora, che cavolo. Ma sì, ma tanto potenzialmente porterò tutti i giochi, tranne proprio Pichot, esatto. Che è? Oh, ma questi mi stanno. Com'è sta storia? Inizia che cartella ci ho tirato. Ora, ieri Anna ha detto che daranno dei sconti sui giochi della Play e della. No, della PS4. Fanno dei sconti, vedremo cosa c'è di interessante. Vediamo cosa c'è. Devo vedere, per ora non c'è niente di che per ora. Per ora non c'è nulla di. Non c'è nulla di particolare, di sconto proprio. Non vorrei avere dei giochi che mi fanno veramente tirare delle madonne. Ma perché quelli li ho già fatti sulla PS1. Ai tempi avevo fatto già. Io ho preso i due Lego Harry Potter per PC da 20 euro a 1 euro l'uno. Ah sì, ma io i giochi di Lego non è che. Non è che sono proprio motivato. Non so, come giochi ha detto che c'è un po' di scorso su un sito. Ah, no, su. Ma io ho pochi giochi del PC e Insta Gaming che compro ogni tanto. Steam, e poi c'ho Steam volendo. Però il problema è che se tengo acceso sia OBS che Steam e il gioco mi lagga. Allora. No, perché non avendo PC da game, purtroppo. Questa. Insta Gaming è buono, molto buono, sì. Insta Gaming ci sta di brutto. Ci sta veramente. Ci sono dei giochi a 1 euro, pazzesco, che io ho Euro Truck che non posso portare perché mi si lagga, eh. L'ho pagato 5 euro. Allora. E l'ho pagati. L'ho pagati, sì, non l'ho pagati tanto comunque. Con 5 euro avevo comprato 4 giochi, 5 giochi. Ma è buono, ho messo un sacco di giochi in lista, appena ho un PC decente, non uno scaldabagno come quello che ho, li porto. Porto Darkness da portare, quello tanta roba. Ho Euro Truck, mi prendo poi il volante. Col volante ce lo devo per forza avere. Quello sì che è carino. American Truck anche. Che è molto bello. Sono quei posti che ti diverti tra l'altro, eh. No. Ma vaffanculandia. Quindi di solito compro. Solo che io gioco quasi sempre dalla PS4. Però vabbè, questo. Il problema è quello che.
Non un PC proprio potente, ho un PC per fare altre cose, quello sicuramente, ma non un PC da gaming purtroppo. Ma al momento non sono neanche così interessato per ora. Poi più avanti vedremo. Io li ho messi, ce n'è uno troppo carino che devo portare, che tipo è in inglese, quindi vabbè. Andiamo poi a Distant Game e altri streamer, perché un mio amico si è preso GTA 5 al PC e vedete una key che manco funzionava. Ma io ritengo che se tu compri un gioco da poco, tipo 1 euro, 2, sei livello 200, puoi anche dire, vabbè, ho buttato via. Io non compro giochi che costano troppo, a meno che non lo compro dallo store della PlayStation, che vabbè, ok. Provo, Insta Gaming, anche io avevo dei dubbi all'inizio, no? Non volevo comprare, cioè, non lo so, non mi fido. Poi però ho comprato una volta, ho detto, ma sì, dai, va bene. Football Manager anche l'ho presa, ecco, l'ho preso anch'io quello. No, no, ho preso Football Manager dell'anno scorso, ma non mi ha dato nessun problema. Funziona, ci gioco, non posso portarlo perché... Un altro gioco che vorrei portare, una carriera ignorante su Football Manager. Mi si lagga troppo. Però effettivamente io... Oh, eliminiamo il drago. Fatto il drago. Ciao Andre! Io ho preso Football Manager l'anno scorso, non mi ha dato problemi su Insta Gaming, non ho avuto problemi. Tranquillo. Come stai? Io sono uscito poco fa per andare a comprare e niente. Domani si inizia a lavorare a pomeriggio, quindi la farò verso tardi serata. Indicativamente le 6, poi spero di fare prima. Mercoledì si lavora uguale. Casino, ragazzi. Non riesco a fare mercato con nessuna squadra su quel gioco. È difficile fare mercato. Più che altro a vendere la gente. Fai fatica. Venire off from a chair. In realtà ho finito ora di fare la doccia. Non proprio il lavoro. Ah, ecco. Ho chiuso alle 11:30. Mi si blocca la live. Si blocca la live. Come mai? Oddio. Ma io la sto guardando dal telefono perché per seguire la chat, ma non mi sembra di avere problemi. Prova un attimo a fare refresh. Comunque fare il mercato a Football Manager è difficile, non è facile. Oltre i prezzi esagerati, ma non riesci a cedere i giocatori in più. Almeno io in quegli scaberci non riuscivo mai a cedere. Come nella realtà, gli scaberci che se li piglia? Ah. Io sono uscito. Oggi facciamo una live lunga di nuovo. Tranquillamente. La facciamo per le 3:30, 4. Attenzione, lì c'è un drago, un altro. Oh, mortacci tua, vai via. Dai, drago. Sì, fare un po' mercato lì è un po'. Io vorrei portare un giorno a Football Manager perché è anche Eurotra. Perché io ci ho giocato, ma mi dà fastidio giocare col controller e in più si lagga di brutto con OBS. Ma veramente mi dà. Si lagga tantissimo. Devo comprare un PC. Un giorno lo comprerò un PC da gaming. Allora posso, se avrei il PC da game potrei fare anche le serali, non ci sarebbe problema. Ah, buona continuazione. Ciao, alla prossima. Se riesci, se fai un salto oggi mi trovi. Alla prossima. Dai. Ah, devo fronteggiare un drago? Ma cazzo si fa? Ehi!
Ma mi vuoi picchiare? Aiuto! Arbitro! Ti è, beccati il fulmine. Devo stare attento a non farmi circondare da questo. No! Attento, attento, vai, vai, vai! Oh! Siamo i numeri uno. Madonna. Zanna fiammeggiante? Non mi ricordo questa di averla mai avuta addirittura. È tua sorella? Mia sorella? Ma no, non è possibile, quella lì è rapita. Ma che cazzo stai a dire? No, buh. Ti è piaciuta la mia illusione? Non ancora, resta ancora due dei miei draghi. Il prossimo si trova nell'acqua. Insomma, sti draghi... Come fa a piacerti sto gioco? Solo la musica è carina. È un gioco particolare, a me rilassa un po'. È un RPG, quindi boh, ma c'ho giochi molto peggiori di questo, eh. Ma io ieri stavo andando, zappavo, facevo zapping, non è che zappavo. E c'era uno che portava il primo tech. Ma c'è tutti uguali, altri tutti forne, ora è uscito Call of Duty, tutti quelli portavo. Tutti Call of Duty. Per carità, ha il suo perché, però. Non porto una cosa che hanno tutti. RPG sarebbe che tu ti fai i personaggi e te li modifichi, Andre. Tipo, io ora questo c'ho l'elmetto da cavaliere. E c'ho l'elmetto da cavaliere. Potrei metterci la cosa da mago, eccetera. Ecco, vuol dire che ti crei un personaggio, ci dai le armi, lo potenzi. Tipo, lo puoi far diventare mago o cavaliere. Non so perché mi sento un'area positiva. Ah, beh, tutte perché aprendo prima ne stavamo parlando. Aprendo Facebook, ste robe. Sembra che la gente ieri ha cominciato su Facebook e diceva sì, tipo è la febbre spagnola, ma che cazzo, non diciamo stronzata. Sì, teoricamente non è proprio, cioè sì, anche quello, però sono, ti crei, io non ho mai portato là a vedere RPG, se no ti direi ecco, tipo questo, ma questo qua è vagamente così, non è proprio così, ma... E ti crei il personaggio, non è che te lo crei, ci dai la tua classe, tipo barbaro, mago. Vedi, ora ho preso una bacchetta da mago, ma siccome io sto facendo le armi da cavaliere, da cosa potente, non mi serve. Lo sto facendo diventare una specie di guerriero. Attenzione, perché qua ne ho buttati giù parecchi, addio. Mamma mia! Cioè, ogni gioco che ho giocato a mappa posso modificare abbigliamento. Ma qua puoi modificare in realtà la tua classe e razza. Non questo. Tipo RPG può essere un... Tipo tu parti con mago, un mago e diventi un cavaliere. Un barbaro, sai. Tipo, ma sono tipo stili di gioco così, sono giochi così. Questo è un pochino così, non è proprio. Non l'ho mai portato perché tanto non. Poche volte, anche perché poi ho paura, sembra veramente mi si laghi. Tipo Destiny. Destiny è un po' un mezzo RPG, lo è un pochettino, perché hai la classe, hai tutto. Sì, no, ok Andre, vabbè, a me piace Destiny, però non è quello il problema. È che parti, scegli la tua classe, eccetera, mago, eccetera, quello ti volevo dire. Lo so che a te non piace Destiny, per farti, e per spiegarti. Intanto dove siamo? Mi fa cagare questo. No, non è male, Destiny è carino, a me è piaciuto parecchio.
Mi ero abbastanza intrippato i tempi con Destiny. Mi ero straintrippato. Di chiamare le mie creazioni sangue di drago. Qua ci spiega un pochino di più. Troppa fantasia. Vabbè, sì, è una cosa fantasy, certo. Attenzione. Poi, prova a fare di nuovo a tua sorella e ne pagherà le conseguenze. Chi ha Helios? Ora andiamo a scoprire chi è suo Helios. Livello 36. Un po' più realistica. No, a me gioca a tutto. Tranne a poca roba posso giocare a tutto. Tranne poche cose. Alcune cose non ci giocherei neanche se fosse l'ultimo gioco rimasto. Far Cry, io quel tipo di sopravvivenza non ci vado tanto a genio. Non sono fan molto di. Voglio già avere tutte le armi, trovarle, fare proprio l'ignoranza, tipo alla Just Cause. Basta, oh. Penso solo all'animale, tipo Crash, Rayman, Super Mario, Donkey Kong. Crash è bello. Rayman mi ha fatto bestemmiare troppo, quindi ormai è ripudiato. Rayman ormai mi ha fatto troppo bestemmiare, ma davvero. Basta, non voglio mai più vedere quel gioco. Neanche in cartolina lo voglio mai più vedere. Basta. Spyro. Sì, Spyro è un altro gioco bestemmiante. Meno di Rayman, ma a me proprio. Ormai l'ho ripudiato anche Spyro. Avevo finito il primo da piccolo, poi mi sono ricordato perché gli altri non li ho mai più voluti, se non in presenza di amici. Ora l'ho capito perché, non me lo ricordavo perché. Troppi cristi, mamma. Poi io non sono un gioco che devo cercare, mi annoiano. Mi sa che lo riscarico perché lo platino al 90. Mamma mia. Ma quale Crash? Il terzo, il primo? Il terzo devo dire che è quello che mi diverte di più. Anche il 2 mi diverte di più, tranne qualche livello. A tirare dei cristi, ma Rayman non cra. Ah, Rayman! Oh, Rayman basta. Basta, ripudiato dal mondo. Basta. Rayman è stato un gioco veramente a tirare dei cristi, non pochi, e basta. La Crash l'ho platinato. No, io non platino mai un tubo. Non platino niente. Perché no? Non platino niente perché sono pigro. Poi non mi va. Io basta che finisco la storia. È finito. La storia oppure finisco quello che devo fare e basta. Infatti io Fallout avrei potuto ancora giocarci, eh. Basta, l'ho finito la storia, via. Finito. Tra l'altro, ripeto, era carino, la trama interessante, ma porca miseria, ti perdi su dei bug che sono allucinanti, mi fanno imbestialire qui qua. E a tempo non ci penso neanche a rifare, platinare i livelli a tempo o tutto a 1020. No, ma quelli a tempo, sicuro. Non li prendo neanche in considerazione. Oh, e basta. Oh. No, ma no, non puoi fare quelli a tempo, guarda. Quest'anno ho neanche portato Crash Team Racing, non l'ho comprato quest'anno, anche perché già a quelli della PS1 già. Sì, vabbè. Sai quante litigate avevo fatto con i miei amici? Livello a tempo di Crash prendevo ore anziché platino per un secondo di troppo. Immagino. Immagino. Ecco perché non faccio le prove. Odio le prove a tempo, quindi. Non mi sono mai piaciute le prove a tempo. Perché devo fare delle prove a tempo? Le prove a tempo niente. Oh. Mi hanno diminuito di tanto. Ma cavolo! Ma cavolo! Allora! Quante botte mi hanno dato che qua?
Devo andare subito a farmi curare prima che sia troppo tardi. Sì, certo, oggi. E questa è solo una live così, veloce. Certamente si porta. Sì, non so cosa, potrei fare anche spezzettata, tipo metà della play, ma non lo so, adesso vediamo. Qualcosa porto per tenermi un po' di compagnia in questa quarantena, ragazzi. Siamo tutti sulla stessa barca, quindi cerchiamo di farci passare il tempo nelle migliori delle nel migliore dei modi. Quindi qualcosa faccio sicuro. Non so ancora, ma hanno chiesto operazione papero, vediamo, paperia, vediamo se funziona. Io Hercules lo volevo portare, cacchio, ma non mi funziona sul controller. Io volevo portare qualcosa oggi. Ok, livello 20. Ah, questo livello me lo ricordo. Praticamente, ah, già no. Madonna, che storia. Ah, devi andare dove sono le mattonelle. Solo da bambini. Non mi ricordo sto gioco. Cioè, ci ho giocato ai tempi, ma non me lo ricordo. Vabbè, giochi da bambini. Hercules, cavolo, è la nostra infanzia. Almeno per quanto mi riguarda, era uno dei miei giochi anche divertenti, tipo Tarzan, eh. No, non. Cioè. Boh, ha fatto un po' la storia, dai. Poi, fosse un gioco delle Barbie, dico, vabbè, effettivamente. Lì non si può passare. Ma che cacchio? Ah, vabbè, si può passare così. Ma che palle. No, neanche. Questo livello è da Cristi, eh. Ah, vabbè. Ma Disney, cosa intendi per Disney? Tipo Paperino? Ma non me lo ricordo, può darsi che non era così. Secondo me tanto ci tiriamo delle bestemmie uguali, non ti credo. Mi ricordo sto paperino cosa. No, io parlavo dei cartoni, Anne. Poi mi sono sbagliato. Volevo dire. E basta! Oh. Mi è scattavetrato. Cartoni, cazzo, ci sono cresciuto e con Hercules, figuriamo. Beh. Le bestemmie le tirerei anche su un gioco a Tom e Jerry che non ci ho mai giocato. Toy Story, ma quello della PS1, Andre? Quello della PS1? Toy Story, ma forse una volta su YouTube l'avevo portato. Ma così per provarlo, non mi aveva colpito particolarmente, effettivamente. Ma quello lì dici? No, PS2 non l'ho mai portata perché non mi regge il PC. PS1? PS1 penso proprio di sì, allora. Usi Buzz, sì, mi ricordo. Usi Buzz, sì, è vero. Allora l'avevo portata, l'avevamo provato in live una volta, ma non mi aveva colpito. Beh, io poi mi sta sul cazzo Toy Story, quindi all'epoca. Standomi sulle scatole Toy Story. Che cazzo araola è questa? Chi è tutta sta gente che qua mi aspetta qua? Ma basta prendermi. No, Toy Story no. Magari sono fatti bene, ma a me proprio. No, proprio.
Ma già da bambino, non mi piaceva, non è che, non è una cosa strana, non è una cosa adesso. Già da bambino non lo potevo tanto vedere. Erano pochi i cartoni che digerivo da bambino. Molto po', meno di quanto ci si immagini. Saranno state 3 o 4 i cartoni che sopportavo. Dov'è che posso andare a rifare? Qua. Come mai ancora non ti piaceva? Ma non lo so, tipo i personaggi non mi piacevano, non è un Re Leone che. Cioè, almeno le persone dei Re Leone li preferivo di più. Ma non lo so, era probabilmente anche una cosa da bambini, chiaramente. Hercules, per esempio, mi ricordo Hades, che era ben proprio fatto. E poi, vabbè, Hercules era anche carino perché avevo anche il gioco, quindi era una cosa più. Era proprio ben fatto, secondo me, quindi già. Non so, Toy Story proprio. Poca roba. Poca roba. Ah, mi piaceva molto Hercules, poi Tarzan. Vabbè, Tarzan, ragazzi, con le musiche così, tanta roba erano, per carità. Ah, hai rotto tre quarti, oh. Parisci, via! No! Neanche a me ha messo di dire la verità. Sì, per carità, poi piace, perché, no, non è brutto Toy Story. A me che da piccolo si vede che avevo dei gusti un po' più diversi, che ne so. Ma proprio di tutti i cartoni, io, tranne qualche raro esempio, livello 37, ok. Via, ce l'abbiamo fatta, fuori un altro. L'ala gelata, questa non me la ricordo questa. 10.000 punti esperienza. E mando solo Drago. No, Toy Story proprio zero. Non mi piaceva proprio. Una poca roba Disney mi piaceva. Ma Disney è proprio cartoni generici. Cioè, giusto quelli su Italia 1 che davano. E tra l'altro hanno ricaricato le puntate di Action Man, Madonna, io quasi quasi. Qualcuno ha ricaricato le cose di Action Man, ragazzi. Potrebbe fare una live all'insegna di Action Man e basta. Potrebbe fare una. Li hanno caricati in maniera, tra l'altro, in qualità pessima, però almeno ci sono, le puntate di Action Man, cioè Action Man Missione Subacquea, bellissimo. Ci facciamo una maratona di Action Man, no, scherzo, vabbè la qualità è troppo bassa. Non sei neanche in 360, è tipo in 240. Ma basta, ma hai rotto. Via. Facciamo una maratona di Action Man. Non hanno messo neanche tutti gli episodi. Il più grande dei eroi. Ma sì, ragazzi. Action Man era tamarro. Era tamarroso poi. Scusate, prima doveva distruggere il drago. Ma Action Man, ragazzi, faceva la cosa morale a fine puntata, ma era di un tamarragine che te lo raccomandavo. Chi è questo qua che cammina sulle acque? Il più grande Action Man. Avevo Action Man quello sulla neve. Poi avevo Missione Subacquea. Avevo tante cose. Avevo un sacco di Action Man,
quello subacqueo, quello che andava sulla neve, quello virtuale, mamma mia. Era tanta roba, era. Sto drago di merda. Drago di merda. Ma basta, per cortesia, si tolga dalle balle. No. Ma sarebbe veramente da rivedere, solo che mi dispiace perché ha una qualità bassissima. Cioè, chi l'ha caricato l'ha preso probabilmente dalle videocassette che aveva, probabilmente. Però è già tanto che c'è. Poi c'era Mad Max. La macchina blu e l'astronave tutta spaziale, minchia. Io personalmente c'era anche Mad Max col berrettino, ti ricordi? Non so se te lo ricordi. E hanno ricaricato anche quelle di puntate. Ma per le ossa. C'è un po' di roba, c'è ragazzi. Oh, hai rotto tre quarti, mi hai rotto. A dopo. Aspetta come sei, figurati. Anzi, grazie per essere passato. Ci sentiamo dopo, sì. Vieni qua. Ah, ma perché lui si ricarica ogni volta? Ma pensa a te. Dai, di merda. Seguiamola. Sto drago del cavolo si ricarica ogni volta. R3. Ah, vabbè, così proprio. Chiediamo ai cittadini. È andato nei campi gattili. Potrebbe essere morto. Esageriamo. Bello che ti danno il tempo di scappare. Eccolo qua. Sei pus? Scusa. Sto studiando, questi mostri galleggiano. Il governo ci ha mandato a cercarti. 3 giorni? Allora sarà meglio che vada. Ci vediamo alla città dello Zanforto. Ok, abbiamo fatto un'altra grande missione. Siamo stati bravi. No. Questi non ci faccio niente. Oh, attenzione. A questi non ci faccio una mazza di niente, però. A questi sì, però. Questa specie di vespe. Questi secondo me sono delle vespe, perché è impossibile. Oh, basta. Crepati in silenzio e lasciatemi i vostri punti esperienza. Stiamo andando al livello 38, eh. No, 39, scusate. Non ho ancora armi forti, perché c'era un'arma che mi sembrava più forte più avanti, però. Non mi ricordo, però. Attenzione, forse ci arriviamo al 39. No, ancora niente. Non arriviamo ancora al 39, ragazzi. Com'è possibile? Beh, non c'è niente. Il lago è qui dietro le montagne. Va bene. Basta, chi sei? Via, 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 via. Ok, via. Fatto, fatto, fatto. 39. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dove andare qua? Vediamo cosa c'è da fare qui. Basta questi qua, questi qua sono tipo dei montoni. Ma questi qua a sto punto sono scarsi, qua. Non sono fortissimi. Adesso qua mi leva uno appena. Questo mi leva uno, questo. Boh, ma sì, non sto facendo grande esperienza qua, sono tutti scarsi. Anche questi qua sono deboli perché sono a inizio gioco, praticamente li ho scontrati. Oh, attenzione, c'è una missione qua. Ah, la risoluzione gemella. Dov'è che devo andare? Il mago. Eccolo qua, il mago. Grazie per essere venuti. Sicuramente entrambi ora sapete chi sono. No, chi sei?
Eccomi, torno tra poco. Ok, va bene. Sei col contadino Gattiota. Gattidiota, vero? Boh. Sfidare il Necrozampico. È tipo. È la cosa del Necronomicon. Mi ha cambiato. Il mago ti dà della gattaia. Vabbè. La portoghese sulla tomba di mia sorella è la sua preferita. Se questo ti fa riposare in pace, lo faremo. Ma che carini che siamo. Coraggio. So dove vuole che andiamo. Ma me ne frega una mazza, però vabbè. Risoluzione gemella. Attenzione, perché qua andiamo dove sono i mostri forti qua, eh. Qua non siamo ancora in grado di batterli. Eccole qua le tombe. Si pensa che i gatti sepolti qui rinascono con 9 vite. Ah, perché prima no. Ma la gente non l'ha dimenticata. Eccolo qua. Non troverò mai davvero un modo per resuscitare mia sorella. Ma forse possiamo finalmente riposare entrambi. Grazie. Prego. Oh, non prendere quelli, non ci serviranno più. Un sacchetto d'oro cade dal cielo. È un bel po' di oro. Devono essere i risparmi della vita del contadino. Ma vai, ci ha dato i soldi, big money. 2000 big money. Bravo, hai fatto bene andartene via. Dacci i soldi. Tanto a lui non gli servivano più ormai. Era morto ormai. Qua? Ah, qua non si può passare ancora, giusto? Sparti ghiaccio. Adesso abbiamo ancora qualcosa. Livello 60 mi sembra troppo, eh? Non ce la faremo mai. 30, sì, livello 30 sì, cioè è alla nostra portata. Devo stare attenti, ma ci può stare. Ok. Oh, sono questi. Sono gli insetti. Questi là sono insetti, è impossibile. E ti mettono quella specie di trappola lì. Veramente, mi dà un fastidio con la trappola. E basta. Oh. Questo è un modo come un altro per fare tanta, tanta esperienza. Se volete non fare troppa fatica con i draghi, eccetera, andate in queste grotte. Io, per esempio, ora sono. Ho già fatto un bel po' di roba. Cos'è? Un bastone da mago. Il problema è che io sono da guerriero, a me non mi serve. Non voglio essere penalizzato, cioè. Montone elettrico. No, ci sono quelli elettrici, ma non sono questi. Ah no, sì, è lui. Oh, questo di ghiaccio. E basta inseguirmi. Ma cosa vuoi? Si contenga, per favore. Si contenga. Oh, basta, 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 via, via. Oh. Ma pensa a te, sti maleducati. Ancora, è un altro di questi. Non gli ho fatto niente. Oh, completato, vedete? Qua un'altra arma. Forse c'è un'altra arma. Un cappuccio da mago bianco. No, è Gandalf, no, grazie. Lì c'è un'altra grotta, non so se ci può essere utile. 65 mi sembra leggermente troppo, eh. Non ce la facciamo sicuro. Ok, lì non c'è più niente praticamente. Lì non c'è niente, infatti. Infatti il mondo finisce lì. Tutto il mondo è grosso, però. Però. Nessuna missione. Nessuna missione. Ah, lì c'è. Lì entriamo proprio nell'isola. Qua. Cos'è questo? Un drago? Un drago kill? No, sto qua mi stecca. No, no, via, via, via. Quando c'è il teschietto vicino vuol dire che non possiamo sconfiggerlo. C'è l'iscrizione sulla pietra. Cioè? Non ho capito, scusa. Che vuole sto qua?
Ah, devo andare a sud, no. Fine della strada. Livello 99, no, magari livello 99 è un po' troppo. Allora, naviga verso sud, verso la buffa testa che non sembra di gatto. Ora vai a ovest, la città nate gemelle. Da arrivare a nord-ovest verso il centro del lago più grande del territorio. Eccomi, eccola. Ma che cos'è? A sud. Boh, andiamo a sud allora, a sud. Sud. Allora, buffa testa potrebbe essere questo. Questa, la buffa testa. Poi ovest. Ok, qua cosa c'è? Vediamo un po'. 10 10 di euro. 45 è troppo ancora. Non va bene. 70 mi sfondano proprio. C'è un'altra isola. Sì, c'è un'altra isoletta. 45 è troppo. No, è troppo. Ma che cavolo. Poi ovest. Nord-est, ma nord-est è... Quindi qui è per te. Una strana isola. Percepisci una strana isola? Per te. Sei fortunato che sia passato al momento giusto. Una strana isola lontana verso sud. Eh sì, infatti, verso sud, infatti è questa. Eccola qua l'isola. La chiave d'oro. Sì, qua possiamo tutti forzieri, possiamo aprire. Ok. Quindi per avere questa chiave dobbiamo farci un mazzo, tipo... Ok, a livello 1, ma a livello 1 ci do uno sputo, volano questi. Ui, attenzione, di livello 1 di cosa? Ma non sono di livello 1 questi. Ma non è vero. Oh, attenzione, non è di livello 1 per niente, se qua sono al mio livello. Non è vero, ma ha fatto un fake. No, ma non ho steccato con un colpo, come è possibile? Ma come? Ma dai, ma come? Ma com'è stato possibile? È un fake, dai, impossibile. Mi hanno mentito. Fanno via 999 di danni, ma com'è possibile, oh? Vediamo un po' qua. Una spada da cavaliere, però vediamo com'è sta spada da cavaliere. Ah, mettiamo questo. Spada del cavaliere. Fa 4 in più di danni. Oh, ma non ci faccio niente, ma veramente. Aiuto, ma questi sono... Come si fa a sconfiggersi qua? Ce n'è altri lì, tra l'altro. Aiuto. Ma basta, ma quante ce n'è? Madonna, che fatica sto facendo. Ok, uno è morto. Un altro è morto.
49, faccio un sacco di danni, ma niente da fa. Ma guarda quanto devo faticare. Duro, questo. Forse non dovevo farla a questo livello. A 39 siamo un po' poco. Forse devo farla a livello più alto. Tipo a 60, tipo. Però forse ce la facciamo. Oh, mamma mia, duro, eh. Oh, anche questo è duro. Resistente, eh. Più del meno dell'altro, per fortuna. Oh, fatto. Mamma mia, che stress. Cos'era? Un cappuccio da ranger, attenzione. Possiamo metterci questo nel caso? L2. Ok, un cappello da ranger. Che carino, questo coso verde in testa. Ok. Abbiamo fatto la chiave, quindi in teoria possiamo aprire tutti i forzieri. Siete disposti a morire per lei? No. Te la ridò indietro. Ma cosa? Perché devo combattere per una chiave? Ma vai dalla ferramenta, ma vai da qualche parte. Basta, non voglio picchiarmi questa. Stavamo scherzando. Ah, mi ha fatto lo scherzone. Ah, che ridere. Non è bello fare uno scherzo e tipo, io vi spacco di botte. Cioè, non è molto divertente. Non ci servono chiavi d'oro, possiamo inserire quei codici. Ma andate veramente a rubare. A livello 40. Ok, a 12.000 di esperienza. Oh, mettiamoci questo. Cavolo, sto qua veramente ci alza tantissimo le cose. Ma va. Il tesoro, non so dove sia. Che sia da ste parti. Attenzione. 90, no. Magari no. Andiamo al livello 90. Ma no, c'è ancora questo qui. C'è un tesoro in questo, che l'avevo trovato la prima volta, però non mi ricordo dov'è. Forse qua, forse. Non mi ricordo dov'era il tesoro. 65 mi sembra leggermente troppo. Aspetta un po'. Che sia qua. Livello 0. Ma che cacchio è? Ma stanno pieno per il culo. È tutto zero esperienza. Che è sta spadina? Arma da 4 soldi. Ah, ok, me lo dice il gioco stesso. Perché livello 0? No! Ah, aspetta, questo però. Faceva da. Era una prova, se non mi ricordo male. Elmo da 4 soldi, bravo. È vero. Merda. Cazzarola. Sì, vabbè. Ma va, ma quante trappole c'è? Forse qua veramente era. Basta, sono crepato. I buffetti da. Oh, che bello, beh, buono.
Tutti e tre sono. No, ma che palle, ma non è terminata praticamente, cretino. Vabbè. Andremo poi un giorno a fare il tesoro qua. Basta tu fai schifo, quindi posso uccidere come voglio, ecco. Ah, che bello, cioè sì, meno male. Livello 3, no, vabbè. Non mi ricordo veramente dov'è il tesoro. C'è un tesoro qua. Però. Libera Miata. Non lo so. Forse domani. Domani ha più senso perché arrivo tardi. Oggi non so da portare. Livello 8, madò. Cavale di pipistrelli. Ma un colpo l'ho sfondato, oddio. L'ho distrutto. Ma non lo so, può darsi. Boh, chi lo sa. Ma domani mattina aspetta. Ah, non sono a casa. Domani qualcosina potrebbe uscire all'ora di pranzo. Ma vediamo adesso. Ma stanno domani lo porto. Scusa, cosa cambia da oggi a domani? Un'armatura di torno. Cos'è questa? Attenzione. No, ok, no. Mi pareva forte invece. È forte se divento mago, ma. Un colpo li ammazzo. Ma li sto distruggendo. Ma poverini. Ma sì, tanto domani lo porto domani, dai. Tanto arrivando tardi. Cosa succede che c'è un terremoto, che è? Un cerchio spezzato? C'è una traccia qua, eh? Tada! Ti è? Questi qua sono scarsi, non c'è nessun problema. Tada! No, ancora ho il cerchio. Basta cerchi spezzati, ma che è? Ma dove devo andare? Chi è questa gente? Ma non è l'elmo di prima. Se n'è andato. Ma che è? Sta succedendo qualcosa. Oh oh, perché sento un brutto coso? No, aspetta, quello è scomparso. Il contadino che ringhia. Dacci una spiegazione. Abbiamo spezzato ma qualcosa di potente è fuggito. Avete spezzato un incantesimo. Sì, tu c'eri. Soffro di perdita di memoria ultimamente. Sì, bravo. Prima fa le cagate, poi viene da noi. Bravo. Si scopre che non è lui quello che ce l'ha dato. Boh. 1000 solo di esperienza. Vabbè. Ok, il gatto che sussurrava. Ah, boh. Mi hai parlato e mi hai messo un Dracot. Mi sta aspettando le pianure mice. Mm. 40, siamo a livello 40. Niente. No, non credo. Prima quell'ora lì. Non credo. Direi di no, cioè a meno che non cambi idea ne faccio una a pranzo spezzata poi tirata lì. Non lo so, non credo. Attenzione. Ecco, attenzione, sconfitto. Chi è? Non lo so, in teoria no, dovrei stare a vedere qualcosa. Un elmo teschio, che ce ne facciamo? Brutto tra l'altro. Sono qui. Sono gatto intendo che le cose siano andate bene. Ma. Rimani
Livello 41, yeah! Oh, che è questo? Via! Ah, possiamo usare la chiave d'oro, vediamo se troviamo qualcosa di chiave d'oro. Mi sa che qua c'era qualcosa d'oro, tipo un forziere che non riuscivamo a aprire prima. No, forse no. Oh, ho distrutto tutto. Vediamo un po' se trovo qualcosa. Cos'è questa? Una testa da leone. Beh, cavolo, se è forte quest'arma, vediamo. Là, è fortissima questa. Abbiamo trovato una bella arma. Una bella arma abbiamo trovato, però. Questa fa tanta bua, questa. Lo testiamo subito su un nemico. Ti è 96 toglie, eh? Non è male 96, eh? Stare di questo gioco va bene. Ormai sto gatto sta diventando invincibile. Piano piano. Eccolo qua il drago di prima. Senta, signor drago, via. Mamma. Che l'ho già distrutto. Tre colpi e polverizzato il drago. Vabbè. Ok. Accettiamo questa. Mangiato carne essiccata al sole. Poi c'è carne delle tenebre. E là. Carne delle caverne. Carne, 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 carne. Altrimenti mangiamo te. Mangiamo te, mangiamo te, mangiamo te. Che cazzo. Come mangiamo me? In che senso? Che cosa voglio dire? Cosa avrà voluto dire? Mi vogliono cannibalizzare. Ok. Ma perché mi vogliono mangiare a me? Vabbè. Tana sul lago. Vabbè, dai, risponde e basta. Ecco, ti è. Poco, poco. Sono a livello 10. Non mi impegno nemmeno per questi, te. Ta-ta-ta-ta. Tieni. To. Attenzione, sono salvati quelli. Opla! Questo colpo distrutto. Ma dobbiamo andare dall'altra parte ancora. Guarda quanti ce n'è lì. Ballon, sono tranquilli, però tra poco. Quella dovrebbe bastare o essere mangiato. No, non è una bella cosa, immagino. Ma essere mangiato non credo che sia proprio il massimo. Eccoli qua. Carne, daccela, prendi la ricompensa. Oh, attenzione, perché c'è un'arma che. Da vedere se quest'arma mi dà di più dell'arma di prima. Vediamo un po'. No, 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 mi dà molto di più questo. Ok, io sono Red, l'unico sano di mente rimasto. Smettete di dar loro la carne, ma mangeranno il mio amico. Facciamoli tornare normali. Con quel mercante. Quindi un mercante gli ha dato una carne strana, quindi in teoria. Ideerò un piano. Ricontrollate la bacheca. Beh, cioè la bacheca. Ok. Il gruppo smaltimento carne. Ma che è? Stesso posto dell'altra volta, saluti Red. Eccolo qua, Red. Gettiamola tra i cespugli, va bene. Getti la carne nel colo. Quindi questi qua mangiano la carne avariata, tipo avvelenata. Ok, questi mi stanno attaccando. No, questi sono troppo forti ancora. È troppo tranquillo. Dov'è Red? Se lo sono mangiati. Mi sa che Red è finito a fare tipo lo spuntino di qualcuno. Ecco, mo vengo a rompere. Via. No, sono mostri che sono usciti.
Via, 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 sparite. Ma dov'è Red? Scusate. Ah, eccolo lì. Ce l'avete fatta. Perché quei mostri erano in città? Me lo aspettavo. I cinesi si sono trasformati in mostri. Ah, tipo, quindi si sono, a fuori mangiare carne marcia, si sono trasformati in mostri. Ah. Un elmo da cavaliere. Il venditore di carne. Qui no, Red, ci sono segni di lotta, forse è stato rapito. Red. Ok, già che ci siamo, polverizziamo con uno di questi. No! La traccia conduce in quella caverna là. Potrebbe essere nei guai. Se mi ci fai andare, magari ci vado, magari. Oh. Livello 20, ma possiamo forse ancora farcela. Adesso i montoni elettrici. Ok. Questi sono tipo mani, è tipo mano della famiglia Adams. E gli faccio 246 di danni, ma veramente. Ma lì non posso andare, ma come mai? Ma sì che c'era il posto. Ah, ma sì che si può, vedi. Ma si poteva, sì, cavolo. So io che non riuscivo a capire qua. Un gilet da mago, a me non mi serve il gilet da mago. A me purtroppo non mi serve il gilet da mago. Perché io ho deciso di fare il tipo guerriero. Oh, attenzione, opa. No, via. Qua non ci sono neanche dei fortini che posso aprire, quindi oh, completato. Dobbiamo ricontrollare fuori. Quindi il buon Red è stato rapito ancora? Ho capito bene? Noi stiamo cercando Red. Red! Dove è andato Red a farsi un rave party? Dove è andato? Segui quale seguire. Ok, noi seguiamo questa perché mi sa che è quella più indicata. No! No, dai, ma perché? Che c'è? Che bella giornata prima di dire. Va bene, dai. Ce ne prenderemo altre, non ti preoccupare. Ne saranno tante altre, dai. Vedrai che passerà sto coso. Ma di nuovo. Ma che palle, oh. Oh, vedrai che poi. Sì, lo so, cioè, bisogna pensare che poi passerà. Abbiamo pazienza, finché anch'io purtroppo so fare poco. Certo, esco, esco, ma potessi non uscirei. Potessi non uscirei perché purtroppo mi tocca. Ah, vabbè, ma c'era anche questa allora. Ah, giusto, mi ricordo. Un'armatura teschio. Un'armatura teschio. Dov'è? Armatura teschio. No, 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 ok, solo per chi vuol fare il mago. Bella, però. Via. Completato.
completato. Bon, vai, vai. Oh, grazie per l'host. Grazie mille, Lambon. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie mille. Come va? Come va? Grazie mille. Oh, ma a me non mi appare neanche la scritta. Boh, non mi appare un cazzo. Ma va, vattine, va. Grazie mille, allora. Siamo tutti in quarantena. Salve. Oh, salve, ho visto. Salve signora che streama, salve, salve, salve a tutti, salve a tutti. Comandiamo ragazzi, tutti in quarantena. Grazie Rambon, come va? Ho visto che avevi portato Dragon Ball, come ti va nella cosa? Riesci a streamarlo? Che gioco è? È Cat Quest, è un gioco, in realtà io lo chiamo gioco relax. È un giochino così per cazzeggiare. È tipo questo gatto che deve liberare sua sorella perché è stata rapita da un tizio che ci vuol fare fare tutte le porcate, le zozzerie possibili. Sei riuscito poi a streamarlo, Dragon Ball? O ti dà problemi ancora? Ho visto che lo portavi, ma non so se ti esce pixelloso ancora o no. A me, per esempio, esce pixellosissimo. Per esempio, sembra in gioco di Android, invece per PS4 e per PC anche. Bene, bene, tra poco vado a pranzo. Diciamo che Dragon Ball gira bene, ogni tanto mi dà qualche problema, però va bene. L'importante è che vada bene, poi ogni tanto ci sta qualche glitch o qualcosa. Questo gioco è quello che io uso per cazzeggiare. Non è se c'è anche per PC, io l'ho pagato 5 euro. Mi pareva una cosa pucciosissima, però ogni tanto cristi però, eh? Cristi parecchio, eh? Perché per esempio ci sono queste grotte che ci sono dei personaggi molto più forti di me che mi fanno il sedere a strisce, ma brutalmente basta. Buon pranzo. Oh, ciao al fuoco, buon pranzo. Anche a te, grazie mille. Buon pranzo, se riesco magari mi prendo Naruto. I giochi? Io ci ho giocato fino al 4 per la PS2. Volevo prenderli anch'io, ma questo gioco non l'ho mai visto. Ma questo gioco è pucciosissimo. E dovrebbe girare sul tuo PC perché è leggero, su Steam. Ora esce il 2. Esce il 2. Ho già uscito il 2. Costa 14 euro il 2. Questo lo trovi a 10. Ma in offerta te lo lanciano dietro. È una specie di, vedete, c'è tutto il mondo da esplorare. Vedete? Nel ghiaccio c'è la roba brutta, ci sono delle scatole che ti pestano. Naruto PS2, tanta roba Naruto PS2. Sì, avevo giocato fino al 4, fino al 5 ci ho giocato. Non lo direi di strategia. È tipo RPG. Vedi, qua ti fai il personaggio, c'hai le tue per farlo guerriero, tipo col guerriero puoi prendere la spada. Il mago c'ha la bacchetta, vedi, c'ha questo bastone da mago, tipo RPG, per dire. Naruto è tanta roba, ragazzi. Io c'ho anche i fumetti, ho visto l'anime, figuriamoci, io ci sballo con Naruto. Infatti poi me lo prenderò. Per PS4, più che altro. Sì, è uno stile cazzeggio. Prendevo anche se era versione giapponese per poter giocare prima. Ma io avevo degli amici che me lo prestavano e purtroppo era un prestito a fondo perduto. Solo che loro a distanza di anni non si sono ancora ricordati che me l'hanno prestato. E quindi ora è mio. Mio, mio Naruto. Quindi, mio Naruto. Ora è tutto mio, nessuno me lo può portare via. Sì, poverini, loro l'hanno pagato però. Masterizzavo direttamente gratis. Ah, sì. Preso Naruto, preso. Oh, ma qual è l'ultimo? Perché io non parlo di Boruto, Boruto non mi frega niente di Boruto. Basta, per me Naruto è finito già. Ma l'hai comprato dal PC? Ah, vabbè, ok, io li ordino tutti da PS4. Però quello vedi se ti gira, Fai una prova. Perché io con la connessione remota il mio PC non riesco a giocare. Ultimo, ah grande, quello me lo devo vedere per forza. Ma
Ma l'ultimo direttamente dalla saga di Obito? Quello. Non vi preoccupate di fare spoiler, perché tanto io e per esempio Ere ce lo siamo presi, ormai lo sappiamo, quindi. Cavolo, l'ultimo allora è tanta roba, l'ultimo. Boh, questi qua li ho steccati, porca mia. Ma tanto ormai Naruto è super spoilerato. Io conoscevo uno che una volta io ho detto uno spoiler di Naruto, ci fa eccolo, io che me lo volevo vedere. Vabbè. Però, sì, ormai Naruto lo sanno pure gli alberi, lo sanno. A me piace da matti. Ci giocavo anche, non posso portarlo forse per ora perché lo devo comprare. Speriamo che gli mettano in sconto, così almeno sta a posto. Me ne compro un paio. Qua stiamo facendo esperienza, babbo. Eccolo, questi qua sparano ghiaccio, sti zozzi. Naruto sì, è super spoilerato, però molti non lo sanno ancora. Cioè, non sanno ancora. Comprai l'ultimo a 10 euro in offerta. Io penso che sti giochi tanto ci sono sempre in offerta. Io per esempio vedo sempre giochi che te li tirano dietro, sempre, ma sempre, bro. Sempre quelli sono sconto. Ora mi stanno lanciando sempre Spider-Man. Io Spider-Man non lo prendo ancora. Perché io non sopporto Spider-Man, quindi. 29,90 non è tantissimo. 29,90? No, ci può stare. Poi dipende. Se ti piace un gioco te lo compri, Io per Just Cause avevo speso 20, 23 euro, e io adoravo Just Cause. Anche GTA ho fatto uno sforzo, l'ho comprato, anche Wrestling, che porterò poi, Cioè Wrestling poi porterò chiaramente, Ma a parte che in queste cose di quarantena tanto devo stare a casa, a parte domani, mercoledì so a lavorare e giovedì mattina e venerdì mattina. Poi per il resto sembra caldo. Altrimenti sono cazzi. Scusami, aspetta. Vrezio fanno ancora ciò. Sì, ogni anno ne sparano uno. Questo di quest'anno ha dei bug che mi sta girando le scatole, però. Sì, lo fanno, sì. Speriamo che giri sul computer, ma. Speriamo. Ma se ti gira Dragon Ball, cavolo, ti gira Dragon Ball. Se ti gira Dragon Ball, ti dovrebbe girare più o meno uguale a Naruto, Non credo che sia diverso. Wrestling lo fanno ogni anno. Beh, io seguendo Wrestling, vedendolo ogni puntata, ma in streaming, so chi sono i Wrestling. Allora per me è una cosa un po' diversa. Per uno che magari non segue mai Wrestling, cioè un po'. Io direi di non prenderlo. Per chi invece come me segue il Wrestling in tante anche federazioni, magari un po'. Lei è uno streamer, non sapevo. Sì, sono uno streamer, insomma, uno che si diverte a fare live, certo. Se vogliamo dire, gli streamer sono altri, sono quelli bravi, tipo qua il signor Lambo, che è più bravo di me, sì, infatti. Quello che ho sempre detto. Se gira Dragon Ball, a maggior ragione gira Naruto. Ma secondo me ti gira, avrai secondo me dei come si dice, dei pixel. Secondo me dei pixel ce l'hai. Però secondo me gira. Siamo stati in altissimo livello, Claudio. Esatto. Facciamogli vedere a tutta Twitch Italia cosa siamo. E no, secondo me ti gira, per forza ti gira, perché se Dragon Ball gira anche quello, cavolo. Ai metti professionale, ma lei ha la PS4. Sì, e non ho altro. Ho la simpatia, boh. Ho la simpatia. Ho il cuore e la simpatia io. Ecco. Io c'ho le cose così. PS4, mezzi professionali. La PS4, non, ma io non sono un fan. Io l'altra volta avevo portato Fallout, per esempio.
Io, perché poi dopo un po' mi annoiano i giochi. Non so se avete giocato a Fallout 4. Allora, c'è da dire una cosa, che io un gioco che mi ha colpito all'inizio, mi aveva preso tanto, ma poi mi sono cascate le balle per terra perché aveva dei difetti grossi, bug, storie troppo mischiate, ma delle robe. Fallout è carino, Fallout, però a 6 euro, l'ho comprato a 6 euro. Ho un PC baratro, però so che lo vorreste tutti. Ma sì, ma anch'io ho un PC da caffettiera, va schifo il mio computer. Si è fatto l'anteguerra. Non è che è vecchio, è che è marcio. Io ho voluto risparmiare, non voglio fare un PC da gaming. E questo è il risultato, che ho un PC che funziona sui retro. Funziona tanto sui retro, come Pokémon, che sto portando Pokémon Zaffiro. Roba PS1, Nintendo, ma sui giochi normali, mamma, gli FPS non ho mai giocati, mai, peccato. Ma io gioco a tutto tranne che non sia Fortnite e Battle Royale vari, The Sims, che a me è proprio The Sims, a me non piace. Diciamo che io provo tutto, tranne qualche raro esempio, provo veramente tutto. Poi basta. E FPS dipende. Io Fallout in realtà l'ho comprato perché mi ispirava la trama. Siccome io sono fan del post-apocalittico, tipo Mad Max che sto portando, ho detto vabbè, compriamolo. Ma all'inizio mi ha preso tanto. Poi c'erano delle missioni veramente assurde che non capivi. Oh. Mi ha fatto tirare un sacco di cristi quel gioco, mamma mia. Poi vabbè, avevo portato già scose, il 2, il 3, no, il 3, il 4, il 4 è un po' così così. Mad Max, com'è? A me piace tanto perché ho i film, ho tutti i film. È carino, Mad Max. Ha qualche bug, qualcosa di così. No, no, no! Infami. È carino. Però ti deve piacere, secondo me ti deve piacerti il film. Il stile di lotta è stile Batman, eh? Il terzo Batman, non so se hai presente. Ha uno stile parecchio così, eh. Però ti deve piacere il genere apocalittico. Il film te lo devi aver visto, se no non capisci chi è Max. Ha uno stile parecchio così. Però ti deve piacere, ripeto, il personaggio. Io di Max ho tutto il cofanetto, quindi a lei proprio. Mi sono trovato proprio. In sti giorni di quarantena lo porterò sicuro. Metti in conto che non sono un grande conoscitore di giochi. Sono un tipo da giochi da Naruto, Dragon, picchiaduro, figa 20. Beh, figa sempre, sempre top, però penso che intendessi FIFA. FIFA ce l'ho, ogni tanto lo porto, eh. Picchiaduro, quelle di PS1. Sì, ogni tanto ho portato Tekken Retro. Sì, ogni tanto porto sta roba, io adoro i picchiaduro. Anch'io ho tutti i film, tranne mi intriga parecchio. Lo trovi però sul PC non lo so a che prezzo. Io l'ho pagato gratis perché col Plus era gratis. Costerà togli. Sulla Play 10 euro? A esagerare. Sul PC non lo so. Se vuoi te lo vedo oggi, non c'è problema. Su Steam vedo se c'è. Per me non è un problema, tanto per stare a casa. È domani che devo uscire. Domani devo uscire, vabbè. Purtroppo. Ma lei è toscano? No, io sono di Genova, sono ligure. Il fatto che non abbia la PS4 mi penalizza un botto. Sì, ma poi per farla col PC dovresti avere la connessione remota. E io ce l'ho, ma penso che ci vuole un PC parecchio tosto, eh. Io sono di Genova, sono ligure. Quindi boh. Mi inquieta il fatto che devo uscire lo stesso, maledizione. Devo uscire. Tanto io sono a situazione abbastanza a rischio, secondo me. Però.
in situazioni a rischio. Ma forse c'è su PC, non lo so, io su PC non l'ho mai visto, può darsi che ci sia. Con la PS4 ti potresti recuperare un sacco di roba interessante. E in Liguria fu, che io sapessi, due, c'è più di 100 sicuramente, in tutta la Liguria, forse 200 ci siamo, però non ho visto bene le statistiche. Io controllo le guarigioni, che è un fatto importante che nessuno dice. È che bisognerebbe vedere quante guarigioni in più ci sono, perché se io aumenta la malattia, ma le guarigioni sono sempre uguali, è un casino. Adesso mi sembrava 200-300 in più. Comunque qua, guarda, io ne stavo parlando prima, praticamente è successo così. Ieri stavo passeggiando per andare a comprare, non per altro, tutta gente sulle panchine, anziani, irresponsabili. Non lo fanno presente. Ora, io ho visto gente irresponsabile questi giorni, ma gente che stava seduta a gruppi di 6, 7, i vigili erano là, non hanno detto niente. E qua sono più dei decessi, se non ricordo. Esattamente, sono anche in aumento le guarigioni. Quindi che cosa significa? Che con sta cosa probabilmente riusciamo a cavarcela, forse. Cioè, questa scena è bellissima. L'altro giorno passavo, questi anziani, sono stati 8-9, seduti tutti a fianco uno con l'altro. I vigili a 100 metri non hanno detto niente e li hanno visti. Ora tu mi devi spiegare, se tu fai l'ordinanza che tu non puoi accedere bollina, non puoi stare attaccato, mi spieghi perché i vigili non sono intervenuti? Per quale assurdo motivo non sei intervenuto? Così, perché non c'hai voglia? Ma qua non si sta parlando di una multa e via, sta parlando della nostra sicurezza. Cavolo. Tra l'altro, sono andato a fare la spesa, la città era quasi vuota, sembrava mia. Mi sento il padrone del mondo. Sì, il padrone del mondo. No, qua purtroppo c'è gente ancora. C'era una fila di 40 persone. Io ho fatto delle provviste molto tempo prima. Non le so dire, magari avranno l'autocertificazione. L'autocertificazione però ce l'hai per fare la spesa, andare a fare le medicine e quant'altro. Non a star seduto a fare gruppetto. Secondo me, poi io che lavoro con gli anziani siamo più a rischio siamo noi, perché io faccio le commissioni, ci vado in casa, eccetera, con una cooperativa, quindi, e noi siamo a rischio. L'altro giorno ci hanno dato delle mascherine, ci hanno date tre. Ma tre cosa vuol dire? Non tre pacchi, tre, tre di numero. Ci hanno dato un cazzo. E noi siamo a rischio. Però nessuno ci ha detto niente. La protezione civile anche viene mandata adesso a fare la spesa, eccetera. Quindi sono con noi adesso. Siamo insieme a loro adesso. E bruci l'ospizio. Che non è l'ospizio, però loro sono in casa. E bruci l'ospizio. Farò presente, signora. Farò presente. La mascherina sì, ce l'ho, però io da parte mia ho sempre il timore di prendermelo, al di là che io ce l'abbia, ho i guanti, ho tutto. La cosa che fa più paura non è il virus di per sé, è la paura che trasmette questo virus. La cosa peggiore è la paura, e il peggior virus non è il virus di per sé, almeno non in questo caso, è la paura che genera il virus. Non respiri il fumo del fuoco. Dovrei metterti ansia, Claudio. Ma tu sei proprio a rischio. Sì, lo so. Sono tutti infatti per me, sono preoccupati. Ma sai cosa mi hanno detto a lavorare? Stai attento. Questo mi hanno detto. Mi hanno detto, Claudio, stai attento. Olè. Va bene, io sto attento, ma ricordate che la paura, la cosa peggiore è la paura. La paura fa fare delle cose allucinanti. È il terrore quello il problema, non tanto
Ne stavo parlando in live l'altra volta su una live di YouTube che io ero ospite, che parlavamo di questo virus. E io ho detto che è il terrore che è la cosa peggiore. Quando tu hai paura, basta, stai attento, incontri il coronavirus cambia strada, mi raccomando. Ciò che non uccide fortifica, esatto. Dai, se riesco a sopravvivere a sta cosa, top Twitch, top Italia, dai. Io almeno non mi botto il canale, almeno. Ma chissà che mi sto riferendo. A parte gli scherzi, quello che mi preoccupa non è il virus, in realtà il virus no. Sono preoccupato della reazione della gente. È una cosa. Gente che si è ammazzata per dei. Io quando sono andato a comprare vedevo gente che si comprava di tutto. Per 10 giorni sono rimasto quasi senza provviste io. Sono rimasto senza, ragazzi. Senza acqua, ho dovuto bere quella del rubinetto. Come Saiyan, dissing, pissing, esatto. Mi piace. Potrebbe fare un titolo clickbait, sono sopravvissuto al coronavirus. Ma io volevo fare un titolo con questo nome, però non è per me, mi sa. Io non amo mettere titoli del genere, perché sembrerebbe quasi che ci marcio sopra. Ma anche su YouTube, io avrei potuto fare un video del genere, io ho il canale anche YouTube, dove parlo di film, quindi. Ma potevo fare tipo 10 film da vedere col coronavirus. Non l'ho fatto perché non voglio fare visual facili. Non è il mio stile questo. Ecco perché non vado avanti su Twitch. ho troppa moralità su queste cose. Io abito da solo, sì. Sì, io sì, abito da solo. E sono rimasto senza per 10 giorni, quasi senza. Gente che si comprava le scatolette che fino a ieri manco te le filavi, ma su via, per piacere. Ma per cortesia. Io ho 31 anni. Abbiamo un animo fin troppo nobile per questo mondo web così crudo. Sì, ovvio. Condivido quoto. Troppo nobile abbiamo. Siamo troppo nobili. È per quello che non ci fila. Quello che è che non ci. No! Cazzo! Ho 31 anni, sì. Ma il web è un mondo che è assurdo, cioè. In cui gente che si fa spammare in hosting da big. E vabbè, quindi non ha fatto niente di suo. Gente che si botta canali come se fosse. Va bene. Più vecchio di lavoro. Io sono nato ad aprile. Quindi non so, poi che abbiamo la stessa età, però no, io sono nato ad aprile. Quindi 32, io vado per i 32 li faccio ad aprile. Sì. 32 li faccio ad aprile io. Quindi baratro schifo. Esatto, ormai siamo vecchi, ma dobbiamo lasciare il campo alle generazioni nuove. qua, come ho già detto, tra gente che si botta canale, gente che si spamma a rotta di collo. Boh. Siamo veri. Sì, anche se io non festeggio mai, perché io non sono per i festeggiamenti. Per festeggiare io che mi sto avviando verso il declino non è il massimo, eh. Potevo farlo a 18 anni, ma neanche a 18 anni l'ho fatto. Pensa un po' quanto mi può interessare fare. Farò una live sicuramente di auguri e tutti gente sconosciuta mi dirà auguri. Ok. O forse non lo dico a nessuno. Gente che verrà a dirmi auguri, auguri. Diventi sempre più vecchio. Ti stai sciogliendo nella cenere. Sì, ad aprile, però qua siamo ancora qua, sicuro. Io l'ho detto che ce la tiriamo ancora fino a maggio. 40, aspetta. Io di auguri di compleanno. Sì, anche a me stanno sul culo. Soprattutto perché gente che magari fino a ieri. Cavolo, su Facebook. Vuoi sapere, ora te li fa. Cavolo, su Facebook gente che non mi fila,
da non so quanto tempo si spunta fuori o per auguri di Natale o per auguri di compleanno. Ma che ti cerca, che ti vuole, ma che ti fila, oh. Abbiamo una missione, il cespuglio volante. Cioè, gente, un maiale, signore, tanto non le dico quanto le fa. Ma l'hai appena detto. L'ha appena detto, signor Lammo, scusi, eh. L'ha detto prima. C'è gente che fino a ieri manco ti fila, all'improvviso auguri. Ok, va bene. Non ho detto. Ah, no, non l'ha detto quando fa il compleanno, ma l'ha detto sì. Bisognerà scoprirlo. Bisognerà scoprirlo. E quindi gente che spunta, io ecco, mi dà fastidio gli auguri, che sia di Natale, compleanno, da gente che magari tutto l'anno mi dice di tutto alle spalle e poi all'improvviso, auguri, auguri, vabbè, auguri sto cazzo, eh? Opla. Madonna, io ormai sono giorni che faccio live di 4-5 ore, mamma mia ragazzi, che roba ragazzi. Cosa si fa per tenere un po' di compagnia alla gente? No, domani devo stare all'occhio. No, domani però devo solo fare una spesa, niente di... È mercoledì che... Ma posso anche farmela tranquillamente rinviare la cosa di andare a casa di sta persona. Perché effettivamente siamo nella situazione mercoledì ad alto rischio. Stare in casa... Finché è una spesa posso... La prendo da fuori dalla porta tutto e ciao, però. Quindi potrebbe essere una cosa intelligente fare sta roba. 4-5 ore. Io appena compro il secondo schermo devo fare un allenamento intensivo per arrivare a 12 ore senza svenire. Ma io ho fatto. Cos'è? Ho fatto l'altro giorno 4 ore e mezza. Non mi ha dato troppo peso, perché poi alla fine. Cioè sì, giocavo, poi avevo... Sinceramente non ho avuto grosso... vaffan! Perdon. Non ho avuto troppo peso effettivamente. Non l'ho sentita tanto. Forse 12 ore sì. Ma 12 ore no, non la faccio. Ho fatto una live insieme a Tobu. Ah, se lui vuole per me. Ogni proposta di cosa da lui sicuro l'accetto, eh. Anzi, bisogna sempre accettare le cose da signor Lambone. Anche il coronavirus, anche se me lo passasse lui, va bene. Ma io per me 4-5 ore per me non sono. Ma io sono abituato a quei programmi radio che ne facevo per ore e ore. Sono abituato. Ci vogliono giochi multiplayer, sì, appunto. Con la PS4 si poteva. Dal PC, questo schifo di schifo che ho io, si potrebbe fare, però ci vorremmo qualche gioco puzza. Tipo che prendi i personaggi. Cavolo, anche Dauntless era carino, ma se... Dauntless per PC, dal PC si può giocare anche la Play. Tipo se io ho la Play, tu puoi giocare... però Dauntless è un forte, è un Monster Hunter farlocco, eh. Però è che... Carino, uccidi i mostri. Ma ormai non lo porta più nessuno. Fortnite, sì, sicuramente. Fortnite è sicuro. Fortnite è sicuramente, va. Se ne giocano. No, Dauntless era uno stile Fortnite e un Monster Hunter farlocco. E si poteva giocare, se lui aveva il PC, io potevo giocare dalla Play. Era carina sta cosa. Buoni bambini. Molti bambinetti come pool. Mamma mia, avremmo tanta gioventù. Che bello, noi che siamo ormai tanta gioventù. Ma Fornello, lasciamo a chi sbotta il canale. Esatto, dirò un po'. Io Fortnite piuttosto gioco a Scarabeo online. C'era anche Talisman, altro gioco carino, tipo, però ecco, non so se dal PC alla Play funziona. Talisman è un altro bel gioco. È tipo un gioco da tavolo che ha i personaggi con le carte, anche quello è carino, però non so se funziona così. Dal PC alla Play, io ce l'ho sulla Play. Costa 3 euro, te lo tirano dietro in sconto. Sì,
Se no c'era Monopoli, ma... Ciao Andre, rieccoti. Là, Andre, eccolo qua. Ti consiglierei come figlie li potessi educare. Li consiglieresti come figlie li potessi educare, pensaci. Ma sì, ma non sono figli miei. Si frega. No, vabbè, cioè, sono contento che qualche minore mi segue, perché mi seguo. Uno è anche il mio moderatore, che è più intelligente di moltissimi di 20 anni, quindi sono contento. Però crescere è potere, crescere è volere. No, a parte tutto, Dauntless poteva essere, però non so se ti piace. Talisman sarebbe da prendere, però non so se si gioca a PC Play. Mi devo informare. Quello te lo tirano veramente dietro, 3-4 euro. Io l'ho pagato 3,90. L'unica cosa che posso insegnare ai bambini è come diventare un maiale che muore. Che in Inghilterra stanno facendo concerti a 20.000 persone. Madonna, ma guarda che io, guarda, tutto, non voglio sembrare, ma io penso all'Italia. E abbiamo già i nostri cazzi, già da pensare. Sarebbe la giustiziana in piazza. Pazzesco, guarda. L'albero magico. L'albero azzurro. Madonna, sarebbe veramente da uno così, un pazzo, uno che fa sto lavoro qua. Pazzesco, Andrea. No, ora mi informo un po' su Talisman. L'albero azzurro, posto di amici. L'albero azzurro, posto di amici. C'è un coso che... vabbè. Penso che potrebbero farlo se non hanno restrizioni di valore. Ah, è vero. Non lo so. Io però penso all'Italia, ragazzi. Pensiamo a noi che siamo inguaiati. Gli altri sono cazzi di loro. Così come ci hanno fatto leve a noi. Mi dissocio per sicurezza. Io mi dissocio per sicurezza. Anch'io mi dissocio. Twitch non è colpa mia. Ci dissociamo tutti. La violenza è sempre una brutta cosa. Comunque mi informerò. Sta cosa. Ci sono dei giochi che si possono fare da PS4 al PC. Alla Dauntless. Mi informerò. Perché Dauntless però non è. Secondo me non è il tuo genere. Mentre Monopoli, abbiamo Monopoli, Monopoli e mio fratello, ecco, mi dissocio da quello che c'è scritto. Non c'entro niente io, mi dissocio tutto. Attenzione, siamo in un mondo strano. Dove siamo? L'albero magico, l'albero azzurro, vedete? Ma che trip a sto punto. La facoltà di volare. Lei vuol far bannare la signora in là, esatto, sì, appunto, esatto, cioè, io mi dissocio da tutto quello che si scrive, non lo so, ragazzi, non so niente. La signora V, che signora? Io, sarei io, sì, vabbè, tu non lo sai, ma noi, io, siamo tutte signore qua, Claudio. Signora Claudio. No, allora io mi informerò. Però se Talisman, se ti piacciono i giochi di carte, Talisman va bene. Mi informo. Sì, Andre. E non lo so. Mi informo perché Talisman sarebbe carino da giocare. Da giocare perché è tipo di carte. Ma, vabbè, Monopoly non lo metto nemmeno, però non lo so. Pochi giochi puoi fare dalla Play al PC. Mi devo informare. Chi è? Il mago furfante se ne va? Seguiamolo. E che cazzarola. No, no. Nessuno. Sì, il problema è che bannano me poi. Devo fare girare la voce. Ecco, di nuovo. Mi dissocio Twitch, non so perché si scrivono queste cose, noi siamo contrari a sta cosa. Mi dissocio. Ormai mi devo dissociare da tutto, ragazzi. Da fare l'hashtag mi dissocio.
complimenti nel riuscire a giocare mentre interagisce con la chat, non è facile. Ma io sai cosa faccio, anzi, sa cosa faccio, signor Ovi? Io praticamente, se uno mi scrive tanto, io piuttosto metto in pausa. Io metto in pausa. Oh, Pez, ciao Pez, come stai? Io metto in pausa, perché per me i follower sono la prima cosa. Cioè, io non posso sbattermi nelle palle, cioè, della gente. No, non ho milioni di persone. Quando uno mi scrive in chat, io piuttosto metto pausa, faccio così e leggo. È tutto bene. Siamo isolati, come sempre, Pez, qua. Io che devo anche lavorare. Isolato da tutti. Non è da tutti, Claudio. Ho visto, guarda, tanta gente... Tanta gente gioca, ignora i follower. Io invece piuttosto metto in pausa. Infatti molte cose le perdo perché sto giocando, perché leggo. Io vado a pranzo, altrimenti svengo carinissimamente. Ah, ok. Allora vadi a mangiare. Vadi, Lambo. Grazie ancora dell'oste e quant'altro. Tante care cose. Dovrebbe essere lo stesso a Twitch, dammi ragione. No, non si può. Magari, ma secondo me. Grazie mille. Buon pranzo. Sì, poi tra un po' anch'io vado. Non faccio immaiare la mia assenza, signora OV. Esatto, siamo OV. Esatto. Fatti bravi, eh. Ma sì, anch'io poi tra un po' devo... Perché poi dopo ne faccio un'altra pomeriggio oggi, ragazzi. Solo lei è la priorità. Ah! Esatto. Per me è che oggi ne faccio un'altra. Me ne scoppio una dalle... Dalle 4 la facciamo fino alle 8, 8 e mezza. Raga, le facciamo 8 e mezza, un po' di retro. Ci scoppiamo un po' una bella live anche oggi. Salve, salve, salve. Ma perché sei diventati tutti luxuri? Poi te lo spiego, Anna, in privato. Te lo spiego poi. Oggi ne faccio un'altra. Bello che io volevo partire tranquillo stamattina, dicevo, ma... Me ne faccio una con calma, tranquillo, invece. Poi vabbè, già che c'è un po' più di gente, me ne sto un po' di più. Tanto oggi me ne sparo una. E vaffanculo. Mi dissocio. Mi dissocio dal vaffa che stavo tirando. L'albero azzurro. L'albero magico. Attenzione. Vabbè, questo è quello di prima, devo rifare di nuovo tutto. Mi stavo sparando un vaffa di nuovo. Ovviamente mi dissocio dal vaffa, eh. Noi qua siamo tutti bravi, responsabili. Twitch, mi raccomando, non facciamo cose strane. Quindi oggi dalle 4. Aspetti. Drex dissocio dalla luxuria. E non sparare i colpi di stato? Mi dissocio. Sì, la UV. Mi dissocio. Tutto mi dissocio. Basta, mi dissocio. Hashtag mi dissocio. Ah, ma qua di nuovo, perché mi fa rivedere il triple rosso? È profondo rosso sto livello, ragazzi. Certo. Oggi mi attende una lunga giornata di live, ma lunga proprio. Mi medesimo. Ma come ho già detto, pensiamo a noi, perché noi siamo inguagliati. Ma tanto siamo in guai. Ma tanto. Volevo fare una live dove facevo vedere magari qualche servizio su questo virus. Ma poi ho detto, ma perché devo mangiare visual così? No, non l'ho fatto. Avrei voluto fare una live dedicata a sto virus. Cioè, non dedicata perché è positivo, facendo vedere video, filmati, eccetera, notizie, però poi non mi va di fare visual e iscrizioni così. Non potrei vivere come italiano, all'inizio come noi lo prendevamo, esatto, guarda che ora lo stanno prendendo tutti alla leggera, Se ne accorgeranno molto presto di quello che è. Certo che se non riusciamo a risolvere noi, possiamo pensare agli altri quanto ti pare, ma... Cioè, prima cerchiamo di risolvere noi, poi al massimo dopo daremo una mano, al massimo. Perché se ora
iniziamo a far rispettare le cose dagli altri. Secondo me non siamo diverse, ma sono all'inizio del contare, giusto? No, facciamo sta missione e poi me ne vado a mangiare, tanto poi ci rivediamo alle 4, ragazzi, 4 circa, se ne frega, si infetta, ma si sì. Avevamo già di sì. Oh, 45. Livello 45. Io penserei al senso civico che abbiamo noi, che alcuni non ce l'hanno proprio. Devo però invece spendere un encomio ai giovani. Perché io per strada, camminando in sti giorni, non ho giovani, ne ho visti pochissimi. Quindi io veramente farei un... Ma... Cioè, veramente un grande applauso ai giovani che se ne stanno a casa, che hanno capito. Perché io per ora ho visto solo anziani. Per vedere gli slip a febbraio. Ah, ok. Quindi io farei un bel applauso ai giovani, ragazzi. Quei giovani che noi, che tanti disprezzano sempre. No, ma che è? No, no. I giovani, ragazzi, mi hanno... All'inizio erano loro quelli che faceva, però tanti invece hanno imparato e ora stanno a casa. Veramente, tanto di cappello. Adesso mi preoccupano gli anziani che io vedo per strada, come ho già detto prima. Inizio febbraio. Fa capire i concerti ce ne sono anche in Italia. Sì, adesso non credo. Se... Io veramente farei un applauso davvero ai ragazzi che hanno capito che devono stare a casa, cazzo. Non uscire a fare i cazzoni. Però vagliela a spiegare. Mandami la tua, ma la signora V è così, eh. Quando Claudio le spiegherà, capirà perché della. Esatto, sì, poi te lo spiego dopo, Anne. Dammi, te lo spiego, signora V. No, io devo, ripeto, faccio io lavorando con gli anziani, che l'altro giorno c'era una che mi ha fatto incavolare perché voleva uscire a braccetto, signora, lei non può perché non possiamo stare appiccicati. Mi dia sta benedetta lista e ci vado io. Macchio, porca misera, un po' gli bestemmio davanti. Non lo capiva, diceva, no, ma io voglio uscire. È un wolfino. Claudio, io devo tornare. Sì, guarda, io ne faccio una, finisco sta roba e vado anche a mangiare tra poco. È un wolfino, ha già certificato. No, è che io l'ho conosciuto su un'altra live, dove vado tutte le sere. Ma non mi perderei quasi mai una live del Lambone, ragazzi, dai. Mai. Infatti io ce l'ho sempre alla sera. Alla sera sì, perché le altre volte ho lavoro, eccetera. Non me ne perdo una. Anche perché veramente ora non è per fare ruffiano. Tanto lui non c'è. Però è l'unica live che riesco a seguire fino alla fine, eh. Perché le altre... Sì, faccio 10 minuti, mezz'ora, poi non lo so, poi mi distrago. Vado a mangiare. Dalle 4, se ora staccherò anch'io. Tanto. Devo solo andare a salvare. E poi anch'io stacco, vado a mangiare e riprendiamo alle 4, ragazzi. Se no gli altri 10 minuti... Sì. Più o meno anch'io. Io alle 4 ritorno, 4 e qualcosa, adesso vediamo. Sì, sto tranquillo, mi faccio un po' di riposo. Perché poi è lunga, la live, ragazzi, lunga. Vedrete come la gestisco per 4 ore. Adesso vado a salvare anch'io, vado a mangiare.
ma non è neanche colpa, è proprio è uno che magari uno si rompe, magari, guarda, io delle volte mi trovo a fare, a dover compilare le cose per il lavoro, le relazioni che dobbiamo fare, ma tante rompiture di scatole, guarda. Ma tante rompiture di coglioni. Allora, non mi intrattengo, ma non è colpa loro, cioè, non so neanche se è colpa di chi, no? Io semplicemente, magari mi distraggo e non riesco più a ritornare in attenzione, capito? Non è colpa di nessuno, tanti sono anche bravi, alcuni li seguo, sono bravi, ci passo volentieri, ma che, capito? Sono tutti stupidi, a dir tu. No, adesso, allora, io adesso stavo vedendo. Io alle 4 ritorno, ragazzi. Se volete fare un salto dopo, tanto abbiamo 4-5 ore dopo. Ma lo fanno. Non so. Ma non c'è nessuno di interessante da ostare. Da raidare. Stavo vedendo da raidare qualcuno, ma. Ma sì, vabbè, ma ragazzi, ma dipende, ma poi non è neanche colpa di nessuno, è colpa, forse anche la nostra, che siamo per pretensione, non lo so, forse è colpa anche nostra, non lo so. Allora, aspettate, va, facciamo così, andiamo a raidare qualcuno, va. Aspettate, mi devo un attimo organizzare. Sto preparando il raid, guardi. Volevo fare il raid, ma come cazzo si chiama qua? Tutto attaccato, ma pensa che. Io ho sbagliato, infatti. Ok, ragazzi, vi mando da questa ragazza. Si bravi, non fatevi. Arrivo, eh?